Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come scaricare e installare questo plugin per Photoshop che si chiama appunto Real Paint Effect, che praticamente ci crea un vero e proprio effetto di dipinto sulle nostre foto, come avete visto appunto nella preview. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Installare appunto questo plugin dovremo scaricare prima un'estensione che si chiama FXBox che troverete appunto in www.theorangebox.com. Comunque vi lascerò il link in descrizione. Come vedete qua ci dà il nostro download, ci basterà cliccare download, scarichiamo il nostro programma, dopodiché ci portiamo appunto su Photoshop, facciamo File. Andiamo su Script, andiamo su Sfoglia, andiamo appunto all'interno della cartella che abbiamo scaricato dal sito di Orange, andiamo a selezionare FXBox Installer, facciamo Apri. Come vedete ci compare questa finestra che ci dice che l'installazione appunto è stata completata e dobbiamo riavviare il nostro Photoshop. Quindi facciamo ok e andiamo a riavviare appunto Photoshop. Una volta riavviato, per andare appunto a vedere l'estensione che siamo andati a installare, andremo in finestra, estensioni. Come vedete qui abbiamo FXBox, lo apriamo e ci comparirà appunto questa finestra. Io all'interno ho già l'effetto, ma adesso vi farò vedere appunto come andarlo a installare. Ora, prima di tutto dobbiamo andarlo a scaricare, quindi ci portiamo sempre all'interno del sito di The Orange Box. Vi lascerò anche questo link in descrizione. Fate download sul plugin e una volta scaricato, riapriamo il nostro Photoshop. Torniamo sempre su File, Script, Sfoglia. Questa volta ci portiamo all'interno appunto della cartella che è andato a scaricare. Andiamo in FX Tool, come vedete c'è Real Paint FX Installer, facciamo Apri e come vedete lui ci va a installare all'interno di FXBox appunto il nostro effetto. Ora l'unica cosa che dobbiamo fare semplicemente è andare a cliccare sul nostro effetto, fare Applica effetto. E lui automaticamente farà tutti i suoi passaggi fino a completare appunto il nostro effetto. Una volta terminato, come vedete, questo è il nostro risultato finale. Se noi andiamo a zoomare, come vedete, è veramente molto realistico. Guardate i dettagli all'interno del nostro effetto, sembra proprio, cioè sembra un dipinto a tutti gli effetti. Ovviamente possiamo andare a interagire su alcuni parametri, tipo se vogliamo andare a modificare alcune parti che non sono venute proprio come vogliamo. Quello che dobbiamo fare è, all'interno di tutti i livelli che è andato a creare, andiamo a cercare Paint Levels, ossia i livelli di colore. Come vedete all'interno abbiamo Large Brush, ossia pennello largo, le pennellate più larghe appunto che è andato a fare, il Medium, Small, le linee e i dettagli e le rifiniture praticamente. Andando a interagire soprattutto su Large, Medium e Small Brush, possiamo andare a sistemare appunto parti all'interno del nostro disegno. Ad esempio, se vogliamo andare a eliminare queste macchie nere che non ci piacciono, l'unica cosa che dobbiamo fare è appunto tanto andare a vedere in che parte le andate a inserire. In questo caso è, nel mio caso appunto, è in Large Brush. Quindi andiamo a creare una maschera di livello,
andiamo a selezionare il nostro pennello col nero, ricordo, che va a togliere, e ci basterà andare a togliere le parti appunto che vogliamo andare a sistemare. Questo vale per qualsiasi di questi livelli. In questo caso, vedete, me lo va ad aggiungere, quindi seleziono il bianco, vado a sistemare, e questa comunque è l'operazione che c'è da fare qualora volessimo andare appunto a modificare parte del disegno che non ci piacciono o che sono venute male, come ad esempio queste parti blu. Io voglio andare a eliminare, quindi vado a vedere sempre in Large Brush, seleziono il nero, vado a togliere le parti in questo modo fino ad ottenere il risultato che vogliamo. Questo è un effetto veramente molto bello, oltretutto con un semplice click fa tutto da solo. E niente, e questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!